Questo è il terzo ponte sul Bosforo che è in fase di costruzione esattamente in questo momento. Quello che è successo con il ponte di Tacoma è stata una spinta grandissima per lo sviluppo dell'ingegneria del vento, in particolare dell'ingegneria del vento dedicata ai ponti. Forse l'esempio più significativo di un raffinatissimo sviluppo dell'aerodinamica del ponte è proprio il ponte di Messina, e questo che abbiamo qui è il modello della versione che è andata in appalto, che ha una raffinatezza di progetto aerodinamico estrema, che è quello che consente di poter avere una stabilità e una sicurezza sui 3.300 metri di sviluppo longitudinale da torre-torre, che è un record. Ora proviamo a vedere invece che cosa serve. Dicevo, serve per misurare le spinte aerodinamiche su una struttura, serve per misurare quindi le spinte dimensionali di una facciata, serve per andare a studiare le resistenze di un oggetto, che sia un atleta, che sia un oggetto tipo un aeromobile, un elicottero. Serve per studiare problemi di stabilità, serve per incrementare la portanza. Allora, io volevo fare una carrellata di alcuni esempi che ho vissuto io, nel senso che chiaramente è il modo migliore per raccontare, per incidere quello che uno ha vissuto personalmente, ha vissuto durante qualche notte, diverse notte fatte in Galleria del Vento, e toccando un po', partendo secondo me da quello che è stato un po' il primo punto su cui ci siamo occupati. Il Politecnico era ingaggiato per studiare le problematiche del ponte sullo Stretto di Messina e quindi aveva una grossa esperienza in quel settore e quindi nasce per fare prove di ponti sospesi. Cos'è un ponte sospeso? Un ponte sospeso è un ponte tipicamente fatto da due torri e invece di avere una struttura o a terra o con dei pendini, quindi con dei tiranti che vanno sul ponte, ha un cavo portante che va ancorato da una parte e dall'altra, passa sulle torri e non tocca il ponte, e poi una pendinatura che sospende il palcato. Questa è la tipica struttura che si realizza quando la luce, per luce intendo la distanza non tra tutto lo stretto, ma tra palo e palo, perché questa è la parte, diciamo, complicata, diventa sopra il chilometro. Quindi sopra il chilometro si devono andare verso soluzioni a ponti sospesi e non a ponti strallati. Nasce nel 1931 la soluzione del ponte sospeso, nasce col George Washington Bridge, passiamo il chilometro negli Stati Uniti. Subito dopo c'è il Golden Gate, che direi che è un po' l'icona dei ponti sospesi nel 1937, e siamo a 1300 metri. Il Verrazzano sempre negli Stati Uniti, e poi negli anni 80 il primo ponte europeo, che è l'Humber, in Inghilterra. Ecco, il Politecnico nasce, viene chiamato lì per fare monitoraggio strutturale a quel ponte lì. Io non c'ero, però Politecnico era presente, quindi aveva già messo a punto della strumentazione per monitorare quel ponte lì e aveva avuto l'incarico per fare questo. Sì, a quel punto abbiamo il ponte, lo Storebælt in Danimarca. Lo Storebælt è molto lungo, però la parte centrale, la parte est, anzi in realtà, è 1600 metri, che rimane per pochissimo il ponte più lungo, perché nello stesso anno in Giappone si apre la Kashikai a 2000 metri, che rimane a oggi il ponte più lungo al mondo. Nel senso che in questo momento c'è la Kashi, in Cina nel 2009 hanno aperto un ponte intorno ai 1600 e poi lo Storebælt. Tanto per dare una cifra, negli anni 80 i visionari all'interno del Politecnico, e con questa parola c'è una grande stima chiaramente, stavano studiando un ponte da 3.300 metri, quindi stavano studiando un ponte da una volta e mezza quello che era l'attuale stato di avanzamento. Tutte le soluzioni studiate per Messina, non sto parlando di Politecnico, però sto parlando di Sistema Italia, sono state vendute ed esportate in tutti i ponti che sono stati costruiti nel mondo. Quindi Messina è stato veramente quello che ha cambiato e rivoluzionato completamente il modo di fare i ponti. Quindi da questo punto di vista, non soltanto per la disegno, perché si studiava gli acciai, si studiavano le macchine per montarlo, si stavano studiando le soluzioni che poi sono state in qualche maniera esportate in tutto il mondo. Che problemi ha un ponte? Le torri sono uno dei problemi, perché sono comunque strutture di qualche centinaia di metri. Le funi portanti. Paradossalmente le funi portanti devono quasi tenere su se stesse, perché l'impalcato è
è piccolo rispetto a loro stessi, e poi l'impalcato. I grossi problemi sono aerodinamici, sono dinamici e aerodinamici. Vediamone alcuni. Le torri, dicevo, sono strutture, lo Storebel e la Cascia erano quelli che abbiamo visto, sono strutture da 300 metri, no? Quindi comunque sono, competono con i grandi edifici, grandi grattacieli che si stanno costruendo, molto più leggeri di un edificio, e quindi in qualche maniera soffrono di varie problematiche legate all'aerodinamica. Uno di queste caratteristiche è proprio il distacco di vortice, cioè tipicamente sono sezioni tozze, quindi non si riescono a creare dei profili alari tipo un'ala di aereo, e quindi quello che succede è che questa è una sezione in galleria del vento con del fumo, e si vedono che si formano questa formazione di vortici a valle della torre. Nulla di male se questo fosse semplicemente un'area disturbata a valle che non dà fastidio alla struttura. In realtà qui questo flusso che investe un corpo tozzo, qui bisogna risalire a von Karman, che comincia a studiare le prime forme di come si sviluppa un distacco di vortice, e poi direi la cosa fondamentale è Strual, che capisce che la frequenza con cui questi vortici si distaccano non è casuale, ma è legata alla dimensione, alla forma dell'oggetto, qui è un cilindro, ma la forma dell'oggetto, alla sua dimensione e alla sua velocità. Quindi in funzione di quanto è, qual è la dimensione, qual è la forma, la frequenza che c'è di questi distacchi di vortici in qualche maniera cambia ed è legata. Anche qui niente di male, io sono un ingegnere meccanico, quindi se l'oggetto è fermo, immaginate di fare su questo oggetto, qui si sviluppa un distacco di vortice a valle dell'oggetto. Cosa vuol dire un distacco di vortice? Che avrò delle zone con pressione maggiore, delle zone invece con pressione minore, quindi la forza risultante, li vedete verticale, oscilla, va, spinge verso l'alto o verso l'alto, guardo qualche aerodinamico sperando che non mi sgridino troppo, ma oscilla, e quindi in qualche maniera forte. Non c'è problema, nel senso che io blocco quella struttura lì, quella forza lì va sulla struttura e non come tante forze sappiamo in qualche maniera gestirle. Il problema è quando l'oggetto può muoversi, come l'impalcato che è libero. Perché chiaramente questa forza che oscilla, se avviene a una certa frequenza che è vicina alle frequenze proprie della struttura, e quindi innesca un fenomeno di autoeccitamento del coso. Per cui quello che si vede in giro è che queste strutture tipicamente tozze cominciano a vibrare, e quindi se vibrano affaticano la struttura, e quindi in qualche maniera. È quello che vedete spessissimo, che quando ci sono i cartelloni pubblicitari nella strada natalizia tra una casa e l'altra, nelle vie di Milano, lì si convoglia il flusso di aria, questi qui cominciano a muoversi così, perché di base si distacca a una certa velocità, si distacca a vortice, e questi cominciano a essere messi in vibrazione verticale. Questo è il tipico problema che soffrono le torri. E qui sono due esempi di torre in galleria del vento, modelli. Ecco, questi sono i primi modelli. Anche la costruzione del modello è una parte importante della ricerca, perché deve riprodurre la rigidezza, le masse, le rigidezze in scala, e purtroppo queste tre grandezze si scalano con proprietà diverse, perché uno va con la lunghezza, uno va con la lunghezza al cubo, per cui bisogna trovare accorgimenti materiali e dispositivi tale per riuscire a riprodurre una struttura che risponda dinamicamente simile al vero. Qui avevamo visto una torre vincolata, quindi c'erano già montate le funi portanti, e quindi il primo modo di vibrare era con la pancia in mezzo, sostanzialmente come una corda di una chitarra, e quindi qui invece è una fase di costruzione, perché durante per seguire un progetto su un ponte bisogna verificare anche tutte le fasi di costruzione, per cui in qualche maniera si andava a studiare la fase iniziale con torre ancora libera. Che cosa si studia? Si cambiano rigidezze e frequenze per fare in modo che sulle venti di progetto non vadano a influenzare le frequenze della struttura, non vadano a essere vicine alle frequenze di distacco di vortice, ma poi si cambia la forma, nel senso che chiaramente, siccome la frequenza di Strual dipende dalla forma, si può giocare, divertirsi a cambiare la forma e anche a fare in modo di avere dei dispositivi che rendono questo distacco di vortice non sincrono, per cui se la prima parte o la seconda in qualche maniera distaccasse a diverse frequenze, questa cosa qui da un punto di vista dinamico ridurrebbe molto l'energia in gioco.
L'altro grande partita è sull'impalcato. L'impalcato è soggetto al vento, è soggetto al traffico, ma non ne parleremo, ma è soggetto al vento. Queste spinte del vento sono dei carichi e quindi è come se pesasse di più, è come se in qualche maniera ci avesse delle spinte maggiori. E quindi dobbiamo minimizzare queste forze e rendere il tutto poco stabile. Pochissime equazioni, due, ma giusto per, semplicemente per dire che le forze, quando arriva la velocità del vento, nascono delle forze che chiameremo di resistenza se sono nella direzione della velocità, di portanza è una coppia. Dipendono dalla superficie, dalla velocità con cui avviene la velocità con cui arriva il vento, dalla densità, cioè diverso è avere una canaletta idraulica rispetto a una galleria del vento, cioè un mille che balla, e da un coefficiente aerodinamico. Il coefficiente aerodinamico è chi comanda, cioè tutto dipenderà da quello, cioè tutto il giochino è cercare di avere dei coefficienti aerodinamici più bassi possibile, perché questo vuol dire risparmiare sul ferro, perché il più bassi possibile vuol dire minore forze, quindi vuol dire minore spinte sulla struttura e quindi vincere una gara semplicemente perché tu riesci a offrire la stessa prestazione con minore acciaio, minore ferro. Quindi si costruiscono dei modelli sezionali, quindi immaginatevi un pezzo di ponte, uno straccio di ponte, in mezzo si mette tutto il modello, si sospende in una bilancia dinamometrica, quindi attraverso dei sensori che misurano le forze, e in qualche maniera si comincia a dare aria, quindi questa è la camera sopra, quindi qui arriva del vento, si misura la forza di resistenza, la forza di portanza, si adimensionalizza rispetto alla densità, alla velocità, eccetera, e si va a definire quello che è il coefficiente di resistenza, il coefficiente di portanza, il coefficiente di momento, di coppia. Poi si gira questo modello e si va a vedere in diverse angolazioni e si disegnano quelli che sono i diagrammi dei coefficienti in funzione dell'angolo di attacco. Ecco, i coefficienti aerodinamici, guardiamo un numero, l'Akashi aveva un coefficiente aerodinamico 0,5, l'Amber ha un coefficiente aerodinamico 0,1, quindi vuol dire che le spinte di resistenza orizzontali sostanzialmente sono 5 volte maggiori. Quindi rispetto a Messina, nonostante 3.000 metri, si era mantenuto lo stesso coefficiente di un Amber piuttosto che. E la stessa cosa avviene sugli altri coefficienti. Questo per dare un po' l'idea che chiaramente questo devo tenere più bassi possibili e come poi, senza entrare grandi nei dettagli, anche le pendenze di questi coefficienti sono molto importanti. La prima cosa che si fa quindi è una verifica statica. Per quanto vogliamo che resista il ponte, qual è da questo che si progetta? Cioè il progettista decide qual è il periodo di ritorno, cioè il periodo intorno al quale la struttura deve resistere, 50 anni, 400, 2000. Metodi statistici sostanzialmente di ricostruzione di modello del vento dal periodo di ritorno definiscono qual è il vento che ha la probabilità, il vento maggiore che ha la probabilità in quel ritorno, e questo diventa il vento di progetto. Quindi devo progettare a 62 km metri al secondo, a 56 e quant'altro. Questo vento può essere avere anche una direzionalità, perché l'analisi statistica del vento può essere legata anche al fatto che certe direzioni, per esempio su Milano, arriva da nord-ovest con un vento molto probabile di lì rispetto ad altre direzioni. Per cui a questo punto tutte le strutture grandi le incliniamo in modo da avere su quell'asse lì situazione un po' più facile. L'Akashi, questi sono modelli in galleria del vento, questa non è la nostra galleria, questa è una galleria giapponese, sotto 60 metri al secondo di velocità del vento, statica, quindi costante, aveva una freccia laterale di 25 metri, quindi si spanciava di 25 metri, di 10 metri Messina, proprio grazie al fatto di quel coefficiente che era calato un quinto e che quindi in qualche maniera, se a pari lunghezza sarebbe stato 5 metri, in realtà essendo 3.300, Non spaventa, nel senso che è un grosso elastico e questo qui si mette lì e non ha nessun problema. Non spaventa né io che vado in macchina e che devo attraversarlo, perché una freccia di 20 metri su 2 km non mi accorgo neanche, come l'autostrada è come se fosse. Quello che spaventa purtroppo non è tanto la statica ma la dinamica, nel senso che succedono due cose. La prima è che non è vero che comanda la velocità del vento, ma comanda la velocità relativa. Cioè in tutta l'aerodinamica chiaramente mettete fuori la mano dal finestrino, non è semplicemente voi che andate contro il vento, ma se questa la muovete, quello che comanda è la velocità relativa che ha il vostro braccio rispetto alla velocità di incidenza. Quindi se questo oggetto per esempio ha una velocità verso l'alto, qui è come se avesse una velocità relativa in questa direzione, quindi le forze sono in questo, e quindi in qualche maniera accoppiano i movimenti verticali e i movimenti orizzontali.
E poi l'altra cosa è che il vento non è costante, quindi l'ipotesi che ho detto prima è assolutamente un'ipotesi irrealistica. Il vento cambia sia spazialmente, cambia su queste grandi strutture 3.000 metri, cambia, sia anche nel tempo. E quindi le forze cambiano nel tempo e nello spazio. Quindi che cosa succede? Che la velocità del vento varia nel tempo. Se varia nel tempo, cambia l'angolo di attacco. Se cambia l'angolo di attacco, cambia il valore del coefficiente. Vi ricordate che le curve non erano costanti. E quindi cambiano le forze. E quindi il cambio dell'angolo di attacco modifica l'entità delle forze. Il tutto provoca un movimento. Per cui, sotto un effetto di un vento turbolento, questo oggetto comincia a muoversi secondo le sue possibilità di movimento. Se le forze aerodinamiche sono in favore del movimento, e qui non è molto scientifica questo, ma si riesce a capire, sono in favore del movimento, si innesca un'amplificazione. Se queste forze aerodinamiche sono in opposizione al movimento, chiaramente questo addirittura ha un effetto benefico, un effetto smorzante, come si può mettere per esempio negli alettoni degli aliscafi e quant'altro, in cui si riesce a stabilizzare una macchina grazie a questo. Tipicamente i ponti che hanno una grande, un'importante sezione frontale, queste forze sono tali che il fenomeno invece si eccita. Questo è un caso storico, nel senso che negli anni 40 il Tacoma ha una velocità ridotta di 20 metri al secondo, comincia a partire con un'instabilità proprio perché queste forze aerodinamiche sono in favore del movimento e quindi si innescono instabilità. L'hanno filmato, l'hanno guardato perché non c'è nessun non si riesce a intervenire smorzandolo. Probabilmente se anche il proprietario di quella macchina lì avesse avuto un attimo più di meno panico, usciva, nel senso che era tutto il resto infinito, fin quando portano chiaramente al crollo della struttura. Quindi dagli anni 40 eccetera, cambia completamente, la cascia è un po', hanno rischiato di mantenerlo così, comunque cambia un po' la filosofia degli impalcati, che vengono disegnati con un profilo alare, l'Ambere, il Great Belt piuttosto che il Seven. In realtà non si risolve tutto, perché il profilo alare è vero che non soffre di questo problema, ma soffre di un'altra forma di instabilità, nel senso che la forza, sempre quelle forze aerodinamiche, qui ho riprodotto, eccetera, sono tali per cui se ci sono due frequenze proprie del sistema sufficientemente vicine, per frequenze proprie vuol dire modi di vibrare, no? Il ponte si muove con un primo modo flessionale, con un secondo modo torsionale, se sono sufficientemente vicine, questa forza accoppia questi due modi di vibrare e li rende instabili. E quindi anche in questo caso bisogna stare attenti, perché il problema può nascere una forma di instabilità. Questo qua per esempio era un modello su un ponte autostradale in Turchia, in cui noi eravamo stati ingaggiati semplicemente per fare la verifica finale del ponte, quindi non la fase progettuale. In realtà, messo in galleria del vento, aveva all'interno del vento di progetto, perché quel fenomeno lì avviene sempre. Il problema è spostare la velocità a cui avviene fuori da quella che erano i famosi limiti di velocità di progetto. Invece qui all'interno della velocità di progetto avveniva un'instabilità a due gradi di libertà, un'instabilità da flutter, per cui mandava in completa instabilità. Chiaramente pensare a questa struttura, piangevamo quando facevamo questa prova, nel senso che ora che siamo entrati abbiamo tirato giù il vento, abbiamo lasciato il modello in condizione che aveva bisogno di una buona opera di manutenzione. Quindi che cosa si fa? Si interviene sulle appendici aerodinamiche, si interviene gestendo dei vuoti e dei pieni all'interno di questi impalcati in modo da far fluire il vento da una parte e dall'altra. A questo punto si danno i carichi ai progettisti, io non faccio la progettazione strutturale, i progettisti e gli strutturisti verificano l'integrità, quindi chiudono il progetto e poi si torna in galleria del vento con il modello completo. Quindi questo è un po' il cerchio. Quindi si fanno i sezionali, si danno le forze, lo strutturista fa i disegni e poi il dinamico fa l'ultima analisi in galleria del vento. Chiaramente poi ci sono tanti aspetti del problema, nel senso che nel momento in cui abbiamo visto come le superfici frontali importanti ci danno noia, se appena appena ci si crea una fila di camion, qui è come avere una superficie frontale. Quindi noi avevamo risolto il problema rendendolo alare e poi mi si ferma la fila di camion. Per cui, ad esempio, per quello nei ponti lunghi si inverte il flusso per far entrare
i camion, non in una normale via qui avreste da questo lato e dall'altra parte quell'altro, e però i camion sarebbero tutti qui, per cui li si sposta lontani dal bordo d'attacco, si studiano appendici aerodinamiche, quindi con alettoni, con griglie, per fare un po' per modificare quelle curve. Tutto il gioco è: devo avere quelle curve. Il tutto chiaramente non è solo sperimentale, il tutto viene appoggiato, e qui ci ricolleghiamo a quello che un po' all'inizio, a dei modelli numerici di fluidodinamica computazionale numerica, che in qualche maniera vanno a studiare quelli che sono i flussi di pressione intorno alle griglie, intorno ai profili alari, intorno agli impalcati e quant'altro. Chiaramente modelli che riescono a riprodurre molto bene i dettagli, che hanno dei vantaggi e degli svantaggi rispetto alla sperimentazione, nel senso che sui movimenti fanno molta fatica, però sui dettagli sono molto efficaci, eccetera. Quindi i due aspetti devono assolutamente andare insieme. Giusto per dire le due ultime cose che abbiamo sui ponti che abbiamo fatto, Scozia, qui abbiamo fatto un attraversamento in Scozia, abbiamo vinto, qui sostanzialmente quello che succede è che il Politecnico partecipa a una gara internazionale in cui offre la galleria del vento per fare gli studi aerodinamici per l'impalcato. Qui gli inglesi non hanno gradito per niente che fosse vinta dalla nostra galleria, in ogni caso siamo riusciti a farlo, sia per la parte in costruzione, quindi modelli sia per la parte in costruzione che per la parte completa finale. Dei tre ponti sul Bosforo abbiamo vinto sia il primo che il terzo, per cui il terzo è stato provato l'anno scorso. Qui c'è una conformazione del terreno anche un po' particolare, nel senso che c'è ridosso, per cui devi tener conto anche quando fai tutte queste prove di quello che è un po' il terreno che ci c'è. Quindi questa è un'altra costruzione fatta in galleria su questo ponte. Partecipato più o meno da sempre, dall'85, quando mi sono laureato alle attività inerenti al ponte, nell'ambito del gruppo del professor Giorgio Diana, che ha seguito con la società Stretto di Messina da sempre questa opera. Cito il problema della risposta all'evento sismico, che per nulla togliere l'importanza dell'evento sismico stesso, è comunque meno cruciale dal punto di vista della fattibilità, perché comporta sostanzialmente la corretta definizione degli appoggi della torre e delle fondazioni della torre, in quanto la superstruttura poi di fatto è isolata rispetto all'effetto del sisma, cioè la superstruttura, cioè la parte sospesa del ponte, intrinsecamente sta bene quando c'è il sisma, in quanto ha delle frequenze proprie che sono più basse rispetto alle frequenze del sisma. Il progetto di Messina dal punto di vista tecnologico della soluzione aerodinamica non ha nulla a che vedere con quello che è la soluzione di quello che è il ponte attualmente più lungo al mondo, e questo è il colpo d'occhio su quella che è la deformata di Messina sotto il vento di progetto e quello che è l'effetto della deformata sulla Casci nella condizione di vento di progetto. Quindi lo spostamento dell'impalcato sotto il vento di progetto nel caso di Messina è 10-12 metri ed è dell'ordine di 25 metri nel caso della Casci Caicchio, che ha una luce che è 2000 al posto che 3300. Come Messina, che ha una lunghezza straordinariamente più grande, è progettato con delle specifiche che sono estremamente stringenti e che prevedono la disponibilità dell'opera sempre. Cioè, la sfida è quella di riuscire lo stesso a portare i limiti di stabilità a valori elevatissimi, e nel caso di Messina i limiti di stabilità sono straordinariamente più elevati rispetto a quelli che ci sono stati prescritti nelle specifiche di strutture analoghe, delle strutture più moderne analoghe in giro per il mondo. Diciamo, l'alchimia per riuscire a fare questo e per avere queste caratteristiche aerodinamiche è la soluzione multicassone. La soluzione multicassone è stata sviluppata in maniera originale da parte di Messina e ovviamente è già stata applicata in giro per il mondo, cioè sono già in esercizio in giro per il mondo i ponti multicassone che hanno sfruttato l'idea per far sì che per raggiungere lo stesso scopo. Persone che hanno lavorato sullo stone cutter sono poi le stesse persone che hanno lavorato anche per Messina, cioè fisicamente sono anche le stesse persone. Cioè, la Eurolink si appoggiava a Cowie è stato uno degli artefici del ponte dello Stonecutters Bridge, perché poi alla fine le persone che al mondo fanno queste cose sono poche, sono sempre le stesse. L'altro aspetto centrale è che di raffinamento aerodinamico è la presenza degli schermi frangivento. Gli schermi frangivento e queste alette che voi vedete qui, che sono degli smorzatori aerodinamici, sono un altro raffinamento concettuale dell'opera, che porta l'opera a essere sicura
nel senso che sicura per il traffico, nel senso che noi possiamo far passare il treno sempre, perché anche se c'è vento, il treno è schermato rispetto all'effetto del vento. La stessa cosa anche per quanto riguarda il traffico stradale. Questo è l'altro punto cruciale, distintivo e diciamo centrale dell'impianto progettuale delle specifiche della società Stretto di Messina, che chiede che l'aerodinamica del ponte sia sicura non quando il ponte è vuoto, che non c'è su nessuno, ma quando il ponte ha su il traffico, anche in condizioni di blocco del traffico. Per cui, cioè, anche in condizioni di blocco del traffico, le specifiche scritte dalla società Stretto di Messina chiedono che i parametri di sicurezza siano tali da garantire che la struttura sia aerodinamicamente sicura. E questo è di più rispetto a ciò che c'è in circolazione sulle altre strutture che sono in giro per il mondo. Nel caso particolare di chi ha lavorato a questi studi, io cito il nostro caso che conosco molto bene, per noi è stato centrale il fatto di aver lavorato con Messina, in quanto lo sviluppo della tecnologia del ponte di Messina a noi ha consentito adesso di lavorare per tutte le strutture più significative al mondo che vengono costruite. Questo è, diciamo, l'Izmit Bridge in Turchia, su cui di fatto abbiamo fatto le stesse cose. Ecco, questo, il messaggio è appunto questo, cioè che i riscontri positivi che è frutto del progetto ci sono già stati. Ecco, la progettazione e allo sviluppo, diciamo, della tecnologia di fatto sta già usando le stesse cose per tutte le altre opere analoghe che sono in giro per il mondo.